Da martedì scorso il maggiore Patrizia Gentili è il nuovo comandante della Compagnia Carabinieri di Pesaro. 35 anni, formatasi all'Accademia Militare di Modena, Gentili precedentemente aveva prestato servizio con lo stesso incarico presso la Compagnia di San Giovanni in Persiceto, nel Bolognese, e prima ancora comandava la Compagnia Allievi di Roma. Patrizia Gentili, prima donna ad assumere il comando della Compagnia di Pesaro, succede al maggiore De Gori, che a Bologna ha assunto il comando del Nucleo Carabinieri di Tutela Patrimonio Culturale. È una grande soddisfazione, un incarico molto bello in un contesto molto piacevole, una città bellissima, e adesso ovviamente mi impegnerò per integrarmi subito nel territorio, conoscere la popolazione, le istituzioni e le problematiche di ordine pubblico e pubblica sicurezza che sicuramente ci sono come in tutte le realtà, quindi ovviamente con l'aiuto dei vari soggetti istituzionali chiamati ad operare per l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica ci sarà questa attenzione, sicuramente c'è questa mia ottima volontà e predisposizione d'animo, molto felice per assumere pienamente questo nuovo incarico, il comando della compagnia, e conoscere sempre meglio la popolazione e la città di Pesaro. Il maggiore Gentili è stata anche la prima donna a comandare la compagnia Interforze di Carabinieri, Finanza, Esercito, Marina Militare ed Aeronautica, che a Natale e a Pasqua rende gli onori con la Guardia Svizzera in San Pietro al Sommo Pontefice.